Prima Repubblica. Proporzionale, riduzione dei parlamentari, nuovo P2, Licio Gelli, colpo di Stato. L'avvocato fascista di Licio Gelli. Un'accelerazione che i più traducono come un tentativo dichiarato di mettere i bastoni fra le ruote alla Lega, frenandone ambizioni maggioritarie e fughe in avanti. Per questo Salvini ha subito sferrato l'offensiva ieri in Senato. La nuova legge elettorale proporzionale per garantire a vita l'inciucio e i giochi di palazzo in questo Parlamento. Che lui gli vota con la riduzione dei parlamentari, una vergogna. Raccoglieremo le firme perché gli italiani decidano che governa chi prende un voto in più. Bene. I timori nel carroccio si fanno forti. Celebrare il funerale del bipolarismo tarperebbe le ali al partito e ostacolerebbe quelle alleanze chiare prima del voto su cui si è sempre fondato il centrodestra. Ma c'è di una vergogna, se siete d'accordo, per fare dittatura non potercela fare da solo, della P2, nuova P2, Licio Gelli, nuova P2, con Berlusconi, ex piduista. Il PD sarebbe una nuova e clamorosa conversione a U, dato che padri fondatori del partito, come Prodi e Veltroni, sono da sempre schierati sul maggioritario. Nuova P2 di Giorgetti. Il motore dell'operazione è il previsto taglio dei parlamentari che rende necessario un cambio della legge elettorale. Taglio dei parlamentari, nuova P2 e dittatura. Il 13 maggio di quest'anno sia stato approvato in via definitiva dal Parlamento il Rosatellum Ter, messo a punto anche con i voti 5 Stelle, per una nuova dittatura, produzione dei parlamentari, per far eleggere solo i parlamentari voluti da Di Maio e Zingaretti. Una vergogna.